Video di oggi mi gasa l'idea proprio. Non naturalmente perché lo faccio io, ma ci sono due frasi dette da questa medaglia d'oro olimpica, nonché campione del mondo di automobilismo, che quando le ho sentite sono rimasto zitto. Sono quelle frasi che quando le sentisci, cacchio è vero, cioè sono semplici ma estremamente potenti e che se le segui cambiano le regole del gioco. Poi, se dette da uno che ha vinto una medaglia d'oro olimpica, che ha vinto diversi mondiali di automobilismo, beh, insomma, acquisiscono insomma, una forza ancora maggiore. E siccome sono sicuramente utili per chi studia, ho deciso di condividerti i due pezzi di filmato e farci due chiacchiere sopra. Andiamo. Ciao da Christian, bentornato su Come si studia. Allora, oggi parliamo della medaglia d'oro olimpica, e la mia non è una medaglia d'oro olimpica, è per aver partecipato a una mezza maratona, nonché campione di automobilismo che ci dà due consigli anti-marketing completi, non quelle cose tipo è una questione di metodo, bisogna fare sul serio, due cose che non vendono ma che fanno la differenza e sono gratis, semplici. Magari hai già capito di chi sto parlando, magari no, è Alex Zanardi, il maestro, il mito, una persona semplice, Dio mio quanto è semplice, ma concreta, che ha ottenuto un sacco di risultati e ti spiega come li ha ottenuti in una maniera, ripeto, anti-marketing, non ti fa solo il panegirico del metodo, della super tecnica, del skimming, warming, no, no, va dritto al punto con cose semplici, da pane e salame. Prima di iniziare, però, un momento promotion: fino a sabato c'è la possibilità di entrare nel mio studio rapido con 57% di sconto. Big Live Coaching, domenica partiamo alle 10. Se entri all'interno del mio studio rapido, partecipi anche a questa live, parli direttamente con me. Ti faccio le domande per capire quali sono i tuoi problemi nello studio e poi ti dico come applicare il metodo al meglio per risolvere i tuoi problemi. Parliamo in live, 10 minuti a testa. Se ti interessa unirti alle decine e decine di persone che stanno entrando ogni giorno, qua sotto ti lascio i riferimenti. Pazzi furiosi. Ok, non perdiamo tempo, partiamo dal primo spezzone. Penso che per fare un Ironman devi avere voglia di partire, non di arrivare. Arrivare in fondo è un po' la fine del gioco. La gara è pazzesca, è massacrante. Qui Alex parla della sua prima gara di triathlon, una gara dove più o meno ti fai 10 ore di sport ininterrotto. E il triathlon c'è nuoto, bici e corsa ed è tra le gare più dure del mondo, poi quella di Kona, le Hawaii è quella più famosa. E lui cos'è che ci dice? Non è tanto aver voglia di finire, quindi l'obiettivo è aver voglia di partire. Perché la fine poi, no, quindi quando tagli il traguardo è un po' la fine del gioco. L'importante è aver voglia di partire. Quindi deve aver voglia di pedalare, deve aver voglia di nuotare, di correre, di farlo al caldo, di farlo col sudore, di farlo quando ti fa male le ginocchia, le braccia nel suo caso, di quando sei spaccato, devi godere, mettiamola così, di quelle situazioni, contando che ci sono anche momenti dove non te la godi, ma nella maggior parte del tempo devi godertela, devi aver voglia di sentire quelle sensazioni. Quello che ti voglio far notare è che non dici che bisogna avere l'allenamento migliore, l'allenatore migliore, la procedura più ottimizzata, quella più efficace, quello più efficiente. No, bisogna aver voglia di partire, bisogna aver voglia di essere lì a fare quelle cose. Quello fa la differenza quando si tratta di ottenere davvero risultati. Quindi la mia domanda è: tu quanta voglia hai di affrontare, o meglio di studiare quello che stai studiando, e quanta voglia hai di affrontare le problematiche che ti arrivano quando segui un percorso di studi, che sia superiore, universitario, preparazione di un concorso? Quanto ci godi a farlo? Questa è la domanda. Se mi segui da un po' di tempo, sai che nello studio per me vale la stessa filosofia che io ho chiamato senza sforzo. E sono stato il primo in Italia a parlarne nello studio, ok? E ci tengo a sottolinearlo perché, visto che tutti si concentrano sempre sul metodo, in realtà quello che fa la differenza, stando anche a quello che ha detto Zanardi, è proprio di fare le cose senza sforzo. Senza sforzo non vuol dire senza impegno, solo che l'impegno, è quando devi fare qualcosa e ti piace. Lo sforzo è quando devi fare quella stessa cosa e non ti piace. Vediamo un altro spezzone che rende bene l'idea. Dall'esterno potrebbe sembrare che io viva il mio percorso e i miei obiettivi quasi come un'ossessione, ma non è così, è vero il contrario, io mi diverto. Anche quando ho tagliato un traguardo, mi appendo una medaglia d'oro al collo, assieme al piacere di quel momento arriva anche la nostalgia di ciò che hai fatto per arrivare sin lì. Vedi cosa dice? Che lui si diverte, no? Che le persone vedono che lui vive gli obiettivi come
un'ossessione, ma in realtà lui si diverte, che quando arriva il traguardo tagliato c'è anche un po' la nostalgia per la fatica fatta. Ora, anche qui la domanda è, e così anche per te, quando finisci un esame c'è anche un po' la nostalgia per la fatica fatta a prepararlo? O dici, wow, me lo sono tolto da lì? Meno male. Secondo me è molto importante riflettere su tutto questo. Poi va da sé che anche uno come Zanardi ha un metodo, un allenatore, ma viene dopo. L'importanza del metodo è fondamentale. Naturalmente io sono qua, vendo un metodo di studio che io studio rapido, ok? Ma il metodo, ovvero il come studiare, viene dopo. Prima devi capire come riuscire a studiare senza sforzo, come godere dello studio. Non per niente, nei primi video di studio rapido parlo della motivazione fondamentale, ovvero di come ricercare quella motivazione che fa sì che quando studi ricerchi il piacere, ricerchi le problematiche, o quantomeno quando le problematiche ti arrivano hai voglia di affrontarle, di investire le tue risorse per risolvere quei problemi. E solo dopo parlo di tecniche, ovvero di come prendere appunti, sottolineare, fare schemi, memorizzare e via dicendo, ok? Sono due cose che vanno contemporaneamente, ma, lo dico anch'io, che ripeto, larga parte del mio metodo è basato sulle tecniche di studio e memoria, se tu hai una forte motivazione di base, hai trovato la maniera di studiare senza sforzo, beh, molto probabilmente comunque ti laurei e finisci quello che è. Se poi è un metodo, diciamo che semplifichi le cose, fai le cose con meno sforzo, le fai più velocemente. E diciamo anche un'altra cosa, che se il metodo che hai sviluppato da te non ti dà risultati, allora sì che anche a quel punto la motivazione fondamentale tende a vacillare. Perché? Perché se non ottieni risultati, anche se una cosa ti piace, è un problema. Però bisogna avere tutti e due i dettagli, tutti e due i tasselli, la motivazione, il modo di studiare senza sforzo e il metodo, ma devi partire da trovare cosa ti spinge a studiare e a godere nello studiare. Ti invito a rifletterci. Se invece poi vuoi una mano, lo possiamo fare insieme durante la Big Live Coaching, quei 10 minuti, ok? Possiamo parlare, ti posso fare delle domande per aiutarti e concretamente portarti quella che è la mia esperienza in questi anni, con centinaia e centinaia di studenti, ed è così, per trovare la tua motivazione fondamentale. Dopodiché ci appiccicherai le varie tecniche che trovi all'interno dello studio rapido e vedrai che il tuo studio diventerà senza sforzo e più rapido. Ma non senza impegno, capiamoci, te l'ho detto. L'impegno è quando le cose le devi affrontare, ti ci devi impegnare, ma ci godi nel farlo. Se invece è sforzo, cioè usi tante tecniche perché devi farcela, devi prendere un altro risultato, ma tutte le volte lo vivi con pesantezza, come Alex ci ha insegnato, non funziona. Per entrare nello studio rapido e nella Big Life Coaching ti lascio i riferimenti qua sotto, ti unisci agli altri e poi all'interno del gruppo domani posterò un video con spiegato come partecipare alla live. Bene, per il video di oggi è tutto. Se ti è piaciuto fai una spolliciata, se vuoi lasciami un commento, mi fa piacere, qualunque domanda sono lì anche per darti il mio punto di vista, e se vuoi ci vediamo all'interno dello studio rapido. Ciao da Cristian.